materia per dibattere e per raccontare, perché comunque penso che sia interessante stare al contenuto del libro, non usarlo soltanto come pretesto per dibattere di Renzi, perché questo libro ha il merito, oltre di raccogliere documenti inediti, ma di illuminare alcuni aspetti della carriera di Matteo Renzi, che, della carriera politica, della sua biografia, che non sono noti a tutti, che però costituiscono degli elementi importanti per conoscere comunque un leader e un presidente del Consiglio adesso, che è giovane, che viene da un mondo non così di conoscenza non immediata per tutti noi. Ora, al di là di come si possa, di cosa si possa pensare nel merito, di quale giudizio ognuno di noi possa dare di un leader politico, in questo caso di questo leader politico, penso che Davide Vecchi abbia fatto un ottimo lavoro. Perché ci aiuta a conoscerlo, e tutto quello che serve a conoscere un politico, tutto quello che poi è, come dire, va sui sentieri laterali, per così dire, e va a cercare chi sono le persone che frequenta, chi sono le persone che lo hanno aiutato, che l'hanno influenzato. Un ritratto di ambiente viene fatto anche molto accurato ed emerge dalle biografie anche dei personaggi che costituiscono la squadra di Renzi di oggi, e anche la storia di un sistema di potere che si sostituisce ad altri preesistenti. Poi vedremo con quali esiti e quali risultati, però sicuramente questo processo sta avvenendo, è un processo che è giusto seguire, e Davide Vecchi dà molti elementi all'opinione pubblica, ai lettori, per conoscere meglio. Allora, io così non resisto al fatto che intanto c'è un personaggio, magari qualcuno di voi l'avrà letto sul Fatto Quotidiano perché avevate pubblicato un po' un'anticipazione su questo, un estratto del libro, però c'è un personaggio che secondo me è il punto di partenza per forza. Si chiama Nicola Bovoli ed è lo zio di Matteo Renzi, cioè è il fratello della mamma, ed è un personaggio che adesso poi ce lo racconta Davide Vecchi. È un personaggio importante anche ai fini della tesi che c'è in questo libro. Berlusconi considera Matteo, lo leggo qui perché è più rapido, ma insomma, Berlusconi considera Matteo Renzi il suo unico erede, populista, bugiardo, cattopardesco quanto basta. Questo lo scrive Travaglio, un estratto dalla prefazione di Travaglio. Però al di là del giudizio, dietro c'è questo trade union con il mondo berlusconiano che è rappresentato dallo zio Nicola Bovoli, perché... Lo zio Nicola Bovoli, che fra l'altro racconta tutto lui, quindi diciamo noi stiamo tranquilli, non ci siamo inventati nulla. Scusami Davide, questo lo voglio dire, il merito di questo libro in effetti è anche che ci sono i virgolettati, come diciamo, perché c'è Nicola Bovoli e c'è anche Marco Carrai, che è l'altro personaggio importante della carriera politica di Renzi, oltre ad essere un suo amico, quindi una figura anche umanamente molto vicina, ma e anche Marco Carrai, che non parla mai, che è uno molto schivo, in questo libro parla. Sì, che poi è strano, no? Forse il fatto che parlino con disinvoltura di qualunque cosa dà il senso proprio anche al titolo, no? La sensazione di essere intoccabili quasi, o che comunque vada tutto bene. I Bovoli, appunto, lo zio, che è uno che, per capirci, si è inventato la televisione commerciale, la prima, il Quizzi per Mediaset, ha inventato le tombe, i bingo per parecchi giornali internazionali, dalle Figaro, ha lavorato col New York Times, insomma, e l'ha venduto qui in Italia a Repubblica. Questo personaggio qui lavora con Mediaset e in particolar modo con Mike Buongiorno dall'87, e racconta appunto le sue collaborazioni con Dell'Utri, il fatto che aveva vissuto e aveva gli uffici a Milano 2, quando va a trovare Berlusconi ad Arcore nel 94, quindi pochi mesi prima che lui si candidasse, perché aveva venduto sia un gioco al TV Sorrisi e Canzoni, che era di Mondadori ma all'epoca di Berlusconi, e un altro gioco a Mike Buongiorno, e le due società che facevano entrambe capo a Berlusconi si erano messe a litigare per decidere chi doveva pagarlo. Allora lui va direttamente a Berlusconi e, ripeto, racconta lui, e gli dice: vabbè Silvio, ma te, se i soldi ti entrano nella tasca destra o in quella sinistra, che ti cambia? E da lì sblocca la situazione. Era un contratto, ci racconta, di tipo 7 miliardi di vecchie lire.
Ma questo è uno, nel senso sì, i personaggi sono molti e ce li ritroviamo. La cosa particolare di Nicola dello Zio è che oltre a essere quello che appunto diciamo gli insegna anche la comunicazione, è quello che crea le società di Casa Renzi, quella del padre, quella per cui ora è indagato il padre per bancarotta fraudolenta a Genova, e quella in cui l'unico dipendente è proprio Matteo Renzi, no? Che viene assunto, a differenza delle due sorelle che non si sono impegnate in politica, è la società che assume Renzi 2 settimane prima che venga confermato come candidato alla provincia di Firenze, che ha una poltrona sicurissima, cioè una roba quasi ereditiera, è politica, quindi ce lo mettono e amen. E lui riesce a farsi assumere come dirigente, e quindi i contributi poi li paga prima la provincia per 5 anni, poi per i 5 anni successivi il comune. Questo è. Allora, questo punto di partenza su Nicola Bovoli, citava prima Davide Vecchi dell'Utri, naturalmente non è per dire che ha lavorato per, sono legami diciamo di tipo professionale, erano amici, perché sennò subito sembra una cosa di evocare, che non, diciamo, l'interesse invece è il tipo di contatto, come dire, professionale, commerciale, però anche di ambiente. Questo mi dà modo di fare a Marco Travaglio una domanda. Ma tu consideri, diciamo così, anche alla luce del libro ovviamente, consideri Renzi erede o in qualche modo il prodotto del berlusconismo inteso come cultura, come, anche come elettorato, come mondi di riferimento? Ma intanto bisogna essere onesti, non si può pensare che Renzi sia nuovo Berlusconi, gli mancano un sacco di caratteristiche, alcune positive, altre negative. Certamente dietro a Renzi non c'è la mafia, mentre dietro Berlusconi c'è la mafia, dietro Renzi non c'è la P2, mentre dietro Berlusconi c'è la P2. Tra i collaboratori di Renzi ci sono dei personaggi diciamo in parte in conflitto di interessi come Marco Garrai e altri, in parte decisamente mediocri come quasi tutti i ministri che ha piazzato nei posti chiave, le ministre, le parlamentari e le capoliste europee, cioè una classe dirigente quasi imbarazzante per sprovvedutezza e inesperienza. Però non c'è Dell'Utri, non c'è Previti, non c'è... C'è Verdini, che è uno dei punti comuni, e sicuramente il libro di Davide aiuta a illuminare questo rapporto ferreo, inossidabile, diciamo ineludibile, che ha intrecciato Renzi con Denis Verdini. Secondo me però, come dicevate prima, questo libro ci fa fare un salto di qualità nello spiegare perché Berlusconi e Renzi si piacciono così tanto, o meglio ci fa capire da quando si piacciono così tanto, perché noi pensavamo che il primo punto di contatto fra Renzi e Berlusconi fosse la famosa visita segreta, sperava così Renzi, ad Arcore, che naturalmente Berlusconi fece in modo di divulgare immediatamente, sul fatto che il sindaco di Firenze si era recato nella sua residenza privata. Allora Renzi affannosamente trafelato si affrettò a spiegare che era andato lì per parlare della legge speciale per Firenze, no? Al che nessuno capì per quale motivo uno per parlare della legge speciale per Firenze debba andare di nascosto a casa del Presidente del Consiglio anziché andare con la fascia tricolore a Palazzo Chigi, visto che Berlusconi, voglio dire, una parte della sua settimana la trascorreva a Palazzo Chigi. Quelli sono i classici casi nei quali il sindaco va ufficialmente, fa un comunicato stampa dicendo verrò ricevuto dal Presidente del Consiglio e poi alla fine dirà abbiamo parlato della legge speciale di Firenze, la posizione del governo è questa, la posizione del Comune di Firenze, insomma si fanno questi incontri
pubblicamente, non di nascosto a uma a uma. Quindi si pensava che quello fosse il primo punto di contatto fra Renzi e il mondo berlusconiano. Grazie a questo libro apprendiamo che invece il primo punto di contatto fra Renzi e il mondo berlusconiano è appunto tutta l'attività imprenditoriale, affaristica, chiamiamola come vogliamo, è arrivato anche Pippo Civati, risale appunto all'attività politica, affaristica, commerciale, imprenditoriale dello zio materno, che insomma è una cosa che non si sapeva. E soprattutto questo ruolo dello zio materno illumina di una luce completamente diversa la partecipazione di Renzi alla Ruota della Fortuna, perché la Ruota della Fortuna è un quiz. Un conto è arrivarci facendo domanda: io sono un giovane fiorentino, so tutto di questa materia, so tutto di quest'altra materia, voglio partecipare a un quiz, poi ci vado, passo 5 puntate, ne vinco 4, alla quinta esco e me ne ritorno a casa con 48 milioni di lire, se non ricordo male. Un altro conto è quello che racconta lo zio, e cioè che Mike Bongiorno era alla ricerca di personaggi che bucassero il video, perché nei quiz sappiamo che i concorrenti non sono tutti uguali, uno può sapere tutto di una materia, può essere Pico della Mirandola, ma nello stesso tempo può essere un personaggio noioso, un personaggio che non affascina il pubblico, un personaggio che non fa ascolto, un personaggio che non buca, come si dice in gergo. E quindi nei telequiz si tende a favorire e a portare avanti quei personaggi che diventano veramente dei personaggi. E certamente Renzi, con quella cofana di capelli, con quegli occhiali, insomma con quell'aria un po' secchiona, completamente diversa dal look che si è dato adesso, era diventato un personaggio, e quindi non solo fu agevolato nel prosieguo della trasmissione, ma fu raccomandato da suo zio, cioè Mike Bongiorno lo prese perché l'aveva raccomandato lo zio Bovoli, mica perché avesse fatto una domandina e si fosse messo in lista d'attesa. E tutto questo ci fa capire che insomma tra la famiglia Renzi e la famiglia imprenditoriale di Berlusconi c'era un rapporto molto solido, che non è nato certamente con la visita a domicilio di Renzi, anzi probabilmente la visita a domicilio di Renzi non sarebbe stata possibile, visto che, voglio dire, di sindaci in Italia ce ne sono parecchi, per quale motivo Berlusconi ha dovuto ricevere quel sindaco lì a casa sua invece di tanti altri che invece magari riceveva a Palazzo Chigi, o magari facevano lista d'attesa senza essere ricevuti. E questo sicuramente è un fatto interessante, soprattutto perché Renzi appare nella pubblicistica come un self-made man, cioè come uno che si è fatto completamente da solo, come uno che ha scalato la politica con le sue mani, con le sue gambe, con le sue braccia, col suo cervello, con la sua faccia. E di solito a quei livelli i self-made men in Italia non ci arrivano. È molto più probabile che ci arrivino in una società aperta come quella americana che non in una società chiusa come quella italiana. L'ascensore sociale in Italia ha sempre bisogno di qualche spinta e di qualche tirante esterno. E quindi in questo libro si racconta che Renzi non si è fatto da solo, insomma, gli hanno dato una mano a farsi, anche se sicuramente non si può dimenticare che una parte importante del suo successo è dovuta alle sue qualità e anche alle qualità del mondo politico che lo circonda e che l'ha preceduto. Certamente gioca la giovane età di Renzi, certamente gioca il fatto che qualunque critica possa essere fatta all'ancien regime, lui se ne può tirare fuori dicendo: io non c'ero, e ha ragione, non c'era. Può dare la colpa a chi vuole lui, perché tanto nessuno lo può incolpare di nulla ancora dopo 9 mesi di governo, può continuare a dire: è colpa degli altri. Poi è vero che molti degli altri li ha riciclati e diventando renziani hanno evitato la rottamazione, ma per intanto la sua persona è ancora vergine da responsabilità del passato. Il fatto che poi i suoi più noti avversari siano Massimo D'Alema, Pierluigi Bersani,
Enrico Letta, la Bindi, eccetera, cioè quel caravanserraglio di personaggi che abbiamo visto bivaccare nei talk show per 20 anni dicendoci quello che bisognava fare e non facendolo mai, o facendo esattamente il contrario, gioca a suo favore. Se avesse potuto scegliersi i nemici, credo che se li sarebbe scelti esattamente come quelli che ha. L'unico che può dargli fastidio per età e per non responsabilità è proprio al nostro fianco, adesso fra poco parlerà, e cioè Pippo Civati. Ma insomma, se fossero tutti come Civati gli avversari di Renzi, probabilmente Renzi avrebbe paura di quel tipo di avversari interni. Il problema è che sono quasi tutti come i vecchi barboni, le vecchie muffe della politica, che ogni volta che parlano contro Renzi gli regalano dei voti e dei consensi e delle simpatie. L'ultima cosa che volevo dire è la comunicazione, perché la comunicazione è l'altro punto di contatto fra Renzi e Berlusconi, certamente. Il libro ci dice che nasce sotto il segno della comunicazione, perché alla fine lo zio è uno che lavora nell'editoria per grandi gruppi editoriali, esattamente, per Corriere della Sera, per la Rizzoli, per tante per Repubblica, per tante iniziative. Il padre ha la società di strillonaggio di giornali, quindi diciamo che la comunicazione la respira in casa, la usa e la sa usare. Secondo me la sa usare molto meno bene di Berlusconi, nel senso che è una comunicazione molto più ripetitiva, molto meno fantasiosa, molto meno teatrale, molto meno pirotecnica. Il Berlusconi, per annoiare veramente la gente, ha impiegato 15 anni. Renzi credo che abbia già cominciato, nel senso che quando va in televisione non è mai un evento, non si vedono picchi di ascolto, ne fa più Salvini di picchi di ascolto che non Renzi ormai. Questo refrain "stiamo cambiando l'Italia", a chiunque gli chieda anche non so che ora è, rispondono tutti "no, stiamo cambiando l'Italia", cioè a un certo punto sì, ma dimmi che ora è, però no, ti ho chiesto l'ora, non ti ho mica chiesto che stai facendo. Però questo fa parte, diciamo, del gioco di Berlusconi, ce n'è uno. No, l'ultima cosa che volevo dire è che Renzi deve il suo successo, oltre a tutto quello che abbiamo detto, anche al fatto che lui si è presentato, non citerò le famose Leopolde perché insomma è un tema che mi appassiona particolarmente, non, a me delle Leopolde me ne frega assolutamente nulla, ma quando si presentava all'inizio per dare la scalata al partito, e poi la prima volta non ci riuscì con Bersani, la seconda volta ci riuscì con Cooperlo, e ci mancherebbe altro, insomma, che uno non ci riuscisse con Cooperlo, cioè piace vincere facile, no? In quel caso, ma Renzi diceva delle cose assolutamente condivisibili, cioè c'è stata una fase di durata 2 o 3 anni nella quale anche chi non vota PD, me compreso, diceva "ma speriamo che questo qua prenda il posto di quelli là", perché diceva delle cose assolutamente condivisibili. Se ne avesse fatta anche soltanto una da quando è andato al governo, io credo che altro che il 40,8% sarebbe sopra il 50%. Il suo vero problema è che è un bugiardo matricolato, cioè non sta facendo, non solo non sta facendo nulla di ciò che aveva detto conquistando quel consenso alle primarie e poi alle elezioni europee, quando è stato giudicato per quello che era visto essere, non è stato giudicato per la sua azione di governo, perché insomma, a parte la storia degli 80 euro, non aveva ancora avuto tempo di svelarsi quasi nulla, ma sta facendo esattamente il contrario di quello che aveva detto. Io ricordo che persino per giustificare il patto del Nazareno, lui disse "noi abbiamo fatto un patto del Nazareno sulla legge elettorale e sull'abolizione del Senato". Il Senato non è affatto abolito, il Senato è trasformato in un dopolavoro per consiglieri regionali, immuni, autoimmuni. E la legge elettorale lui la giustifica... prima lettura. Però. Esatto, non è nemmeno legge, speriamo che non lo diventi mai. E la legge elettorale che ha concordato con Berlusconi, lui ci aveva detto che sarebbe dovuta servire a evitare per sempre le larghe intese, mentre noi vediamo che in realtà le larghe intese lui le ha già stabilite nel Nazareno e negli ulteriori 7 incontri che ha fatto a Palazzo Chigi con Berlusconi e Verdini.
praticamente tutto in Italia. Il patto del Nazareno riguarda tutte le scelte fondamentali per le cose che si devono fare e per le cose che non si devono fare. Non si deve fare nulla contro la corruzione perché Berlusconi non vuole, non si deve fare nulla contro la mafia perché Berlusconi non vuole, non si deve fare nulla contro l'evasione fiscale perché, per ovvi motivi, insomma, è la specialità della casa, Berlusconi non vuole. E si deve fare invece una riforma sulla responsabilità civile dei giudici, si deve fare una serie di cose, poi si deve fare una legge elettorale che perpetuerà con l'ultimo trucchetto dei capilista bloccati il fenomeno dei nominati che speravamo fosse stato raso definitivamente al suolo dalla sentenza della Corte Costituzionale. Cioè, io mi sono portato, se avete un secondo di pazienza, poi do la parola a Civati, le cose che diceva e che secondo me spiegano perfettamente per quale motivo ha stravinto meritatamente le primarie contro Cuperlo esattamente un anno fa, e le ragioni per le quali è arrivato al 40,8% alle elezioni europee. Voglio una legge elettorale per scegliere direttamente gli eletti, per imporre il ricambio attraverso un tetto di 3 mandati parlamentari senza eccezioni. Il Porcellum è la peggiore legge elettorale possibile, in cui i parlamentari sono nominati. I costi della politica devono diventare un tema fondamentale per l'Italia e per il PD. Io da sindaco di Firenze guadagno 50.000 euro netti all'anno. Perché un parlamentare o un consigliere regionale deve guadagnare molto più di me? I deputati naturalmente continuano a guadagnare esattamente quello che guadagnavano prima e non c'è nessuna riforma che preveda che guadagneranno di meno. In compenso i senatori non guadagneranno più niente, il che vuol dire che non serviranno a niente, perché non esiste nessuno che lavora gratis. Se uno lavora gratis fa il volontario, ma è un'altra cosa, non è il parlamentare. Allora perché non farli guadagnare tutti la metà, anziché non far guadagnare più niente i senatori inutili e far guadagnare la stessa cifra? Queste sono domande che bisognerebbe porre sulla base delle stesse parole di Renzi, non delle mie. Ci vuole una legge elettorale che consenta ai cittadini di scegliere il Presidente del Consiglio e i parlamentari in modo libero, come succede nei comuni. I partiti devono consentire alla gente di scegliersi le persone perché un cittadino possa guardare in faccia i propri rappresentanti. Poi se fanno bene lo confermano, se fanno male lo mandano a casa. E magari i politici proveranno l'ebbrezza di tornare a lavorare, che non è un'esperienza mistica, la fanno tutti gli italiani e possono farla anche i politici che perdono le elezioni. Facciano quello che gli pare, purché lo facciano e a scegliere siano i cittadini. L'importante è dare ai cittadini la possibilità di scegliere liberamente, non necessariamente di incasellarsi in destra e sinistra. Comunque la pensi, puoi scegliere chi votare di volta in volta, in base alla personalità di chi si candida, delle idee che esprime e del programma. Per riconquistare la fiducia della gente dobbiamo dare alcuni segnali di buonsenso, ridurre gli stipendi, dimezzare il numero dei parlamentari. Perché non c'è una riforma per dimezzare il numero dei deputati? E abolire tutti i tipi di privilegi che fanno credere alla gente che i politici siano tutti uguali. Perché ridà l'immunità ai senatori, che sono tutti consiglieri regionali e quindi non hanno diritto all'immunità? O sindaci. Il Porcellum non è il male assoluto, peggio c'è solo il proporzionale puro, ma è molto meglio il Mattarellum. Almeno vedi in faccia i parlamentari, perché con queste liste elettorali possono mettere dentro di tutto. E perché non ripristini il Mattarellum, che almeno consentiva di votare nel collegio per il 75% la persona e costringeva i partiti a candidare delle persone autorevoli e conosciute, perché altrimenti avrebbero perso nel loro collegio? Il Mattarellum è sicuramente meglio del Porcellum. E allora per quale motivo fa una legge che imita il Porcellum anziché il Mattarellum? E poi diceva: vedo larghe intese fra Berlusconi e Grillo per conservare il Porcellum. E poi l'ha fatta lui, le larghe intese per fare la riedizione del Porcellum. E poi, fantastico, attenti a dare per morto Berlusconi. Sono 15 anni che diciamo che è finito e invece ce lo ritroviamo sempre lì. Adesso ce lo ritroviamo sempre lì grazie a lui. Quindi bisognerebbe ricordarselo il perché lui ha guadagnato così tanti voti alle primarie e poi alle elezioni europee, perché parlava così. Bisognerebbe dirgli: perché non torni a essere te stesso? C'è qualcuno che ti ha passato le consegne il giorno che sei entrato a Palazzo Chigi? C'è qualcuno che ti ha ricordato qualcosa che speravi che si fosse dimenticato? Oppure ti sei semplicemente trasformato nel contrario di te stesso, perché a Palazzo Chigi c'è un virus nell'aria che costringe tutti a fare il contrario di quello che avevano promesso di fare? Questo bisognerebbe chiedergli.
invece di dividersi fra renziani e anti-renziani. Se Renzi torna il Renzi che ha vinto le primarie, ma uno gli fa tanto di cappello se fa le cose che diceva. Perché? Perché erano cose giuste. Ed è per questo che i cittadini l'hanno votato, perché poi alla fine i cittadini sono sempre un po' meglio della loro classe politica e anche di Renzi. Allora, un po' l'avvocato del diavolo per dire, però, perché poi deve anche fare i conti con il Parlamento che ha, non è stato eletto, il Parlamento è quello che è, quindi degli accordi poi è nella situazione data. Però, Marco Travaglio è entrato già nel merito di una valutazione di questi mesi, questi primi mesi, ormai quasi un anno, insomma tanti mesi di governo Renzi, però in sostanza ha calcato molto la mano sul fatto che Renzi mente. Allora io vorrei chiedere a Civati, è così? È un bugiardo Renzi? Ammazzo, che domandina. Va bene. Buonasera a tutti, scusate ma sono stato rapito da un treno che è un po' renziano. C'è scritto alta velocità ma ci mette 2 ore in più. Non ho capito come funziona, ma deve essere... Guarda che poi va la risposta alla mia domanda. Sì, ma c'è, se posso diffondermi un attimo perché ci ho messo tanto ad arrivare, siete così tanti. Allora, prima di tutto volevo dedicare un minuto di raccoglimento a Denis Verdini, perché oggi arriva al 4° rinvio a giudizio e all'8ª visita al Nazareno. Allora, potremmo chiedere da questa piccola sala che non partecipi più alla stesura delle riforme costituzionali insieme al nostro segretario, e potremmo chiedere al nostro segretario del PD di chiedere a Verdini di non partecipare più, perché ci sono delle cose che non si fanno, secondo me, che si possono fare una volta, ma se le fai in modo seriale, come no, in altri campi, forse denunci un problema molto più profondo. Quindi questo è il mio appello per iniziare. Io non userei paroloni, anche perché quelli di solito li usa proprio Renzi. In questo libro di paroloni di Renzi ce ne sono tantissimi. Vecchi è bravissimo, io sono un fan sfegatato di Davide Vecchi, anche con dei problemi, devo stare lontano perché sono attratto, quindi non userò la parola bugiardo, non userò la parola mentire, però l'intoccabilità di Renzi riguarda soprattutto il fatto che lui è l'unico essere umano che riesce a sottrarsi al principio di non contraddizione e nessuno glielo fa rilevare. Sardoni dice: purtroppo Renzi ha una maggioranza terribile, ma chi ha scelto di fare il premier con questa maggioranza? Chi aveva promesso di fare il contrario? Perché quelle primarie io le ho perse, sono arrivato dopo Cuperlo, per cui non fare troppa ironia su Cuperlo, io sono arrivato terzo, però io ascoltavo Renzi e diceva: mai più larghe intese, facciamo governare Letta qualche mese e poi andiamo a votare, perché la leadership nuova si costruisce con le elezioni. E infatti non è successo. È successo il contrario, ed è successo in un modo molto efferato. E guardate, anche i modi, capisco che sia appunto fuori moda, ma i modi contano in politica, perché le fratture anche personali sono difficilissime da ricomporre, e sono difficili da ricomporre anche dal punto di vista logico, perché se sei contrario alle larghe intese, vuoi il bipolarismo, dici un sacco di cose belle, poi cerchi di farle insieme agli altri che come me magari erano esattamente come diceva Marco, erano i primi a volerlo fare. Mi spiego, cioè vogliamo ridurre nello stesso modo Camera e Senato? La mia proposta di legge va in quella direzione, non capisco perché Renzi abbia cambiato idea. Vogliamo abolire il Senato? Aboliamolo, diamo poteri di garanzia e di controllo alla Camera, che in questo momento non ha. È chiaro che è il secondo pezzo che forse non gli piace, però guardate che il Senato rimane, e noi abbiamo, avete visto, c'era Vannino Chiti, l'oppositore strenuo, che tra l'altro lo aiutò Vannino in una vita precedente, no? Perché doveva candidarsi lui a sindaco di Firenze, non so se lo scrivi nel libro o se l'hai scritto altrove, io ormai sono per l'opera completa di Davide Vecchi, non mi ricordo le singole pagine, l'opera omnia. E quindi capite, Vannino Chiti non è un rivoluzionario, non è una persona di rottura, l'avrete visto in TV, chi lo conosce lo sa, eppure è stato lui a dover interpretare una battaglia incredibile, perché la votazione di quella riforma in Senato fu lacerante. Ma gli esempi sono innumerevoli, lui ha sempre detto che l'articolo 18 non era un problema, non ne ha mai parlato durante la campagna delle primarie, e io sarei curioso di riavvolgere il nastro e vedere Renzi dire le stesse cose che dice ora un anno fa, quando doveva prendere i voti del popolo di centrosinistra. Non so, avrebbe vinto lo stesso, però forse il dibattito sarebbe stato più appassionato. Però Leopolde, anche quelle alle quali hai partecipato tu, no, c'era dietro... partecipato solo una, beh, verità. Diciamo, c'era dopo la linea delle prime Leopolde, una sola, però insomma era una delle prime Leopolde, c'era Pietro Ichino. No, quindi... no, Sardoni, però lei no, non faccia così, sennò facciamo confusione. La prima Leopolda c'era Pippo Civati. Che aveva, poi quando è arrivato Ichino è andato via. No, io non c'ero più quando c'era Ichino, questo è un punto interessante. Tito Boeri e
Pietro Garibaldi c'è il libro, si chiama Un contratto unico per tutti, lo trovate a Chiare Lettere, casualmente, non faccio pubblicità anche all'editore, che dice una cosa diversa da quella che dice Renzi. Dopo 3 anni c'è l'articolo 18 e quando Boeri scrisse quel libro non era ancora intervenuta la Fornero, mannaggia la miseria, perché noi stiamo parlando della riforma dell'articolo 18, non quello del 70, ma quello del 2012. E Renzi, vi assicuro, posso come dire giurarlo, a meno posso essere smentito se qualcuno mi porta un testo, non ha mai detto che era intenzionato a cambiarlo quell'articolo 18. Adesso è la chiave di lettura del mondo quella modifica. Capite che per noi è anche difficile discutere con lui, costruire un rapporto politico, anche critico, però se uno cambia completamente scena, è lo stesso, guardate, un'altra intoccabilità è il fatto che lui si muova con grande velocità e spregiudicatezza sullo schieramento politico, sullo scenario politico. Per esempio, in quelle cose che diceva Marco, c'è un bipolarismo forte, no? Il Mattarellum, il confronto tra singoli candidati che si presentano nel loro collegio non perché sono renziani, becchisti, sardonici o travaglini, ma perché si presentano e sono popolari in quel collegio. E poi alla fine si sceglie tra destra e sinistra, così l'avevo capita io. Adesso l'obiettivo è un altro, è quello di mantenere tutto sommato lo schema delle larghe intese anche per future elezioni. Io l'ho capita così, in molte elezioni c'è un amicamento tra PD e NCD e poi c'è comunque una collaborazione, un'amicizia stellare, diceva Friedrich Nietzsche, che era uno del Patto del Nazareno, tra Berlusconi e Renzi, la profonda sintonia, il rapporto affettivo, le cose che vedete. A me questa cosa sinceramente non piace, anche questo Renzi non l'aveva mai detta così, anzi, io ricordo un intervento l'anno scorso a Milano, durissimo, in cui lui disse che bisognava asfaltare Berlusconi. Sapete che lui ha queste metafore molto cementificatrici, tipo spianare, asfaltare, rotamare. Noi dovevamo infatti, però se mi rubi le battute, poi è diventato lo sblocca Italia, mettendo insieme tutte le metafore. Ma il ragionamento però doveva essere quello di archiviare Berlusconi, no? Immaginate come sarebbe stato diverso. Alla fine delle primarie Renzi vince largamente, Cooper e Civati fanno le minoranze in modo propositivo, condividiamo gran parte di quei programmi, erano sovrapponibili, no? Perché è ovvio che sia così. Letta finiva il suo mandato, che peraltro era già lungo, e andavamo a votare con un nuovo gruppo dirigente equilibrato. Ora mi sembra che il tasso di polemica anche interna sia costruito su questa linea: se è abbastanza renziano o no. Siccome io lo sono molto poco, soffro. Altri invece si inalberano, si compiacciono, però guardate che non è così che si tiene insieme secondo me il centro-sinistra. Ultimissima battuta, in questo libro ci sono tutta una serie di domande che sarebbe interessante vedere confermate o smentite in risposta da parte del Presidente del Consiglio. Sono 10 perché vecchio e perfido come le 10 domande di Repubblica, un giornale che ha cambiato molto linea, adesso si fa molte meno domande, diciamo, una volta ne faceva 10 tutti i giorni. Però guardate che il senso è proprio questo, la domanda che aggiungo l'11ª è: ma dove vuoi andare? Cioè, fai il Presidente del Consiglio, sei il segretario del PD, hai un consenso smisurato, è il momento di maturare, di ricostruire un centro-sinistra o vuoi fare un'altra cosa? Se ce lo dici non facciamo neanche la scissione, ci ritiriamo a vita privata, io metto anche dei sacchi di sabbia alle finestre perché il Partito della Nazione a me non mi piace e cambio mestiere. Però deve essere chiaro che alla fine di questi 10 mesi, che sono durati tantissimo, perché no, se ci pensate è lo stesso tempo che è durato Letta, ma sembra che sia passato molto di più, no? Sono mesi più veloci e nello stesso tempo più lenti, no? Che quelli di Renzi. Ecco, in questi mesi ci siamo fatti delle idee, se lui ce le conferma o ce le smentisce, rispondendo a Vecchia, rispondendo a tutti noi, sarà più facile anche decidere cosa fare nella vita. Ma anche rispetto... Anche i colleghi che sono presenti mi chiedono sempre di fare accidati, e cioè sei dato sempre sull'orlo della scissione, e però dalle cose che dici così dure, dalle critiche, anche diciamo sei concorde, sei sulla linea di Marco Travaglio, che fai? Aspetti, cioè la risposta, che il concetto che hai enunciato prima è che aspetti che parli lui. No, aspetto che parlino le aule del Parlamento. Settimana prossima c'è il Jobs Act. Chi nel PD voterà contro insieme a me? E se non è nessuno, vado via alla chetichella, diciamo. Se c'è, no, perché guardate che così è molto meno strana e ingegneristica la politica, è molto umana, almeno per me, è molto sincera.
nel PD c'è agibilità politica, cioè le ragioni che io sto esprimendo sui contenuti hanno qualche conforto da parte degli altri. Se è sì, diventa interessante, capite? Ci pensateci su un secondo. Se no, mi sono già dato la prima risposta. La seconda cosa, la legge elettorale. L'ho capita tanto bene. Che me ne va, se si va avanti così, io non ci sto più nel PD. Mi spiego, devo tradurlo. Domani mattina no, però ci sono dei passaggi politici che sono drammatici per la sinistra italiana. Dopodiché io spero di poter convincere qualcuno nel PD a riequilibrare la situazione, anche perché credo nel bipolarismo, no? Cioè sarebbe paradossale che Civati esce dal PD, che è l'unico che ci credeva, davvero, no? Perché io ero di quelli che ci credevano, pensate che scemo che sono. Dopodiché l'altra questione però è capire davvero come si riformula il quadro politico, e questo è un appello un po' a tutte le forme di protesta o di indignazione che abbiamo visto in questi anni, anche a Grillo, perché la politica è un po' più complicata di così, del gesto eroico, no? Io posso fare la pira umana in Parlamento, ma non serve a niente, non cambiano gli equilibri. Posso dire sempre di no, avere sempre lo stesso atteggiamento, oppure posso usare il cervello e provare a cambiare. Sai che io ho questa polemica tra cervello e palle, no? Io preferisco usare il cervello che le palle, ma pare che la popolazione italiana preferisca vedere tirar fuori le palle. Secondo me, siccome le palle le tirano fuori tutti in un senso metaforico, è meglio capire quali sono le parti che ancora, vi faccio un esempio banalissimo di attualità, a qualcuno interessa ancora difendere i diritti dei lavoratori a sinistra oppure no? Nel PD a questo interessa qualche collega oppure facciamo le mediazioni? Che adesso abbiamo fatto una roba fantastica, caro Travaglio, cara Sattoni, caro Vecchi e cari tutti voi, abbiamo messo dentro i licenziamenti che prima non c'erano, cioè la delega votata in Senato non aveva nessun riferimento alla politica dei licenziamenti, nessun riferimento all'abolizione dell'articolo 18. C'era stato solo Poletti che aveva dichiarato a voce, c'è una tradizione orale da Omero a Poletti, aveva dichiarato a voce che l'intenzione del governo, ma non l'aveva votata nessuno. Gli strateghi del PD che cosa si sono detti? Mettiamocela noi, no? Diamogli una mano, però solo per il disciplinare, ma non tutto il disciplinare, tre quarti lo mogliamo. E infatti Sacconi in giro per Roma che fa il carosello, si è incontrato una macchina particolarmente rumorosa, è Maurizio Sacconi, perché festeggia la vittoria della Champions, no? Questa abile mossa del PD in realtà peggiora le cose, perché abbiamo tolto tutte le ragioni economiche, giustificato motivo, abbiamo tolto tutti gli appigli perché si aprisse una controversia tra lavoratore e imprenditore in casi limite come quelli del licenziamento legittimo, e abbiamo fatto un favore a chi? A chi in Italia pensa che sia giusto licenziare comodamente. Questa è l'operazione, non è tecnica, l'operazione è politica, è poter dire a tutti che in Italia adesso licenziare è molto più facile. Questo è il messaggio in filigrana, neanche tanto. Allora, che lo faccia il Partito Democratico, capite che è un problema di Civati, giustamente, sul suo destino, ma è un problema del destino del PD. Cioè la domanda con cui vi lascio è: ma la scissione che la sta facendo? Rispetto alle cose che io ho promesso in campagna elettorale, io ero candidato alle politiche, noi nel nostro programma avevamo scritto il contrario di quello che stiamo facendo, anche sullo sblocca Italia. Capite che non è banale, è una questione che cambia forse la politica italiana. Bisogna decidere se a quel punto ci si mette d'accordo, no, fino a Sacconi, Formigoni e tutti gli altri, Verdini, eccetera, o se si fa un'altra cosa. Questo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi si vedrà. Allora, faccio la rigorosa e torno al testo di Davide Vecchi, perché lo dicevamo, sono interessanti i personaggi, non c'è appunto, non c'è soltanto Renzi viene raccontato attraverso le sue relazioni, attraverso un sistema di potere che viene costruito negli anni, e che è quello che poi, insomma, alcune delle persone di cui si parla sono quelle che oggi sono anche ministri, sono a Palazzo Chigi, sono consiglieri, hanno dei ruoli anche, diciamo, dei ruoli di sostituzione della burocrazia, no? Mi riferisco per esempio a Palumbo e altri personaggi. Però c'è un personaggio che naturalmente desta la curiosità di tutti, che è Marco Carrai, un po' perché gli è stata appiccicata addosso questa etichetta e anche un po' l'allure del Gianni Letta, del Richelieu, e poi perché non si è mai visto in televisione, non si fa intervistare, e però si è parlato, per esempio qualche immagine si è vista del suo matrimonio, è stato a Firenze, è stato un evento dove sono andati veramente
i potenti, i poteri forti, magari non sono più tanto forti, ma insomma comunque abbastanza forti, possiamo dire, c'erano tutti quanti, c'erano anche c'è anche chi ha preso l'aereo da Los Angeles per essere presente a questo matrimonio, e quindi è una figura che ha un'importanza, è stato il grande finanziatore, non ha però un ruolo politico in senso stretto, non ce l'ha mai avuto, non vuole, ce l'ha avuto forse soltanto all'inizio, ma nemmeno nelle giunte Renzi. Però quanto è importante Carrai che nel sistema Renzi? Carrai è fondamentale per Renzi, è proprio il coprotagonista, e lui ti trova tutti i soldi per i finanziatori, per le fondazioni, riesce a mettere insieme 3 milioni di euro in pochi anni. Carrai si conoscono da subito, quando Renzi era ancora la Margherita c'era Rutelli, che diciamo nel 2006-2007 lo porta con sé solo per 3 mesi come consulente in comune. Lui prima aveva fondato un circolo di Forza Italia, poi incontra e conosce Renzi e viene diciamo così portato viene da subito nominato nelle controllate, anche lui ce le racconta, tra l'altro tutte le cose che noi avevamo raccolto anche per il giornale, per il Fatto, poi sono andato da Carrai a chiedere se era vero o no, e lui ci ha risposto e ci ha raccontato molto. Come l'hai convinto a concedere un'intervista, perché è una figura anche alla Leopolda ultima? No, ma io non torturo nessuno, io chiedo comunicazione, ci siamo visti a Firenze, siamo stati 2 o 3 ore la prima volta a parlare con Barli, Piazza della Repubblica a Firenze, e fra l'altro ha raccontato cose anche, secondo me, sono anche gravi. Ad esempio, quando Renzi diventa sindaco, gli chiede se vuole essere nominato in qualche controllata pubblica. E Carrai dice sì, vabbè, vediamo. Allora viene messo nel CDA di Firenze Parcheggi. Però Carrai, lo racconta lui, dice: io però accetto solo una condizione, che non sia il comune a nominarmi, ma sia il Monte dei Paschi di Siena, che era il secondo socio di maggioranza, cosa che in effetti avviene. Poi viene nominato presidente, oggi ancora, dell'aeroporto di Firenze. Tutto questo, vabbè, poi la storia della casa, lui pagava l'affitto di una casa a Firenze in cui Renzi aveva la residenza, però diciamo questo è noto. Però Carrai accompagna tutta l'ascesa renziana. Quando diventa presidente della provincia, sempre Carrai lo racconta, Renzi lo chiama e gli dice: guarda, io ho bisogno di un assessore donna che sia del tuo mondo, quindi qualche aristocratica. E allora Carrai risponde: sì, guarda, la Folonari. E Renzi risponde: ma chi è? E Carrai dice: guarda, è una nobildonna, è intelligente, conosce un sacco di persone, e poi è la cugina dei Bazzoli. Anche Renzi salta in aria e dice: sì, la prendiamo. Poi è stato condannato alla Corte dei Conti per averla nominata, però questa è un'altra storia. Quindi Carrai sa tutto, oltre ad aver creato le fondazioni, oltre ad essere stato uno dei finanziatori, e soprattutto quello che porta Davide Serra, quello che porta appunto Michael Ledin, no? che era il consulente della CIA, era al telefono mentre Reagan e Craxi durante la crisi di Sigonella parlavano al telefono per risolverla, c'era Ledin che era un'altra cornetta che interveniva, no? Parlava al posto del traduttore, Craxi pare si fosse anche arrabbiato un po' e chiedeva: ma chi è questo qui? E Reagan diceva: no, ma è Ledin, tranquilli. Insomma, è un personaggio così, li raccoglie tutti Carrai e li mette tutti a disposizione di Renzi, sia finanziariamente sia anche appunto con conoscenze, con la disponibilità, non so, ad esempio gli alberghi a Forte dei Marmi l'estate scorsa, per dire, era un altro amico di Carrai. Ma perché Carrai ha questa rete? Perché è al centro di questo network? Come l'ha costruito? Tu racconti, lui viene da una famiglia, è un ambiente, anche questo è una cosa importante. Per costruire l'idea di un'eminenza grigia. No, ma fra l'altro è giovanissimo anche lui, no? Ha 40 anni come Renzi. La racconta lui è, il suo bisnonno era proprietario di tutto il Chianti, quindi diciamo, tutto, era un proprietario terriero, aveva qualunque cosa che si muoveva nel Chianti. Poi ha delle aziende, però il giro è quello, sono industriali, lui studia anche all'estero, insomma, frequenta un mondo di nobili, di ricchi, di imprenditori, anche a livello internazionale, tant'è che addirittura un suo cugino ora produce un tè che trovi ovunque nel mondo, ma non in Italia, ad esempio, distribuisce Italy a New York, poi lo trovi anche in Cina, cose.
E quindi questo è l'ambiente. Lui conosce Renzi perché era andato alla presentazione di un libro, di un giornalino, scusate, di un giornalino della, che doveva fare per la Margherita. È uscito, stava male, passava la vita tra l'ospedale e la casa e non vedeva nessuno. La prima persona che incontra dopo tanti anni è appunto Renzi a questa presentazione di questo giornalino. E lui racconta che è nato l'amore, insomma, sì. E poi da lì Renzi lo porta a fare, addirittura lo coinvolge quando lui diventa segretario provinciale della Margherita, chiama Carrai per fargli fare tesoriere, risolve un po' di problemi. E da lì se lo porta ovunque, prima in provincia, poi in comune. Ora appunto gestisce la controllata, cioè la società di Firenze ed è dentro nel CNA della Fondazione Open, no? Insieme agli altri Renzi, cioè Lotti, Boschi e Bianchi. Che sono le fondazioni che poi finanziano l'ascesa politica di Renzi. Prima di dare la parola a Marco Travaglio, se mi consenti, vorrei però fare prima un'altra domanda a Civati, perché Civati conosce Renzi e in una prima fase comunque avete lavorato insieme, diciamo la battaglia generazionale l'avete fatta insieme. Ora, queste cose qui, le cose che scrive Davide Vecchi, Carrai, abbiamo parlato dello zio, un certo mondo fiorentino, tu l'hai conosciuto, sapevi come avvenivano i finanziamenti, che peraltro, parliamoci chiaro, non ci sono illeciti, mi pare, nei finanziamenti, quindi non è questo il punto, però è siccome stiamo illuminando questi aspetti, hai cominciato con lui. Sì, per la verità la nostra... Conosci Carrai? No, Carrai l'ho salutato una sera, credo, ma non credo neanche di essere molto simpatico, chissà come mai. No, io in realtà con Renzi ho collaborato solo 2 o 3 mesi, lo dico con dispiacere perché in realtà le cose che leggeva prima Travaglio erano motivo di speranza per tanti, anche della mia generazione, cioè io ho scritto un libretto in cui dico che il sentimento verso quell'epoca per me è di grande rammarico, perché si è persa un'occasione straordinaria di fare una cosa più equilibrata, no? Non solo legata al leader, ma a un movimento di persone, un gruppo dirigente. La prima Leopolda nacque così. Lui mi chiamò dopo aver fatto la famosa intervista sulla rottamazione, in modo anche spiritoso, mi disse: adesso dobbiamo fare qualcosa. Noi ci conoscevamo pochissimo attraverso Luca Sofri, che era un amico comune. E mi dice: dobbiamo fare una cosa in positivo. Tu organizzi queste grandi assemblee, perché ero già del ramo organizzazione eventi, e dice: facciamo una cosa a Firenze. E per la verità il lavoro di preparazione di quella Leopolda fu anche appassionante, anche se ci vedemmo poco a Firenze, te la dico tutto, sembro davanti ai carabinieri, dico tutta la verità, intanto che la verità. La cosa che purtroppo non funzionò, però, guardate, è in realtà perfettamente coerente con quello che stiamo dicendo questa sera, perché subito dopo quell'assemblea a cui parteciparono 7.000 ragazzi e c'era un sacco di gente di sinistra vera, molto più a sinistra di me, per dire, nel senso che era davvero uno scenario composito, lui fece questa cosa di andare ad Arcore, che di per sé tutti dicono: vabbè, Pippo, non ti puoi arrabbiare sempre, ho capito, però adesso abbiamo capito come mai andare ad Arcore, no? Cioè dal punto di vista politico. E soprattutto io trovai un po' specioso il fatto che lui non me l'avesse detto: se facciamo un'operazione politica insieme e fare una cosa del genere, quantomeno mi avvisi. Io in realtà fui avvisato alle persone inferocite che mi chiamarono la mattina dopo e io dicevo: cos'è successo? Pensavo fosse morto qualcuno, invece era nato un amore più diverso, era una cosa più bella. Subito dopo lui fece, dicendo a me che non bisognava fare un lavoro, io avevo l'idea di andare in giro per l'Italia, di costruire davvero un movimento d'opinione, anche di cultura politica, no? Sapete quelle cose inutili che faccio nella vita, quindi, e poi ho proseguito a farne anche negli anni successivi. Lui disse: io faccio il sindaco. Questa nel suo libro Fuori scrisse un po' una correntina, uno spiffero, vabbè, perché poi ogni tanto è cattivissimo, cioè dice le cose tremende, ma soprattutto lui era preoccupato di una cosa che anche questa è molto d'attualità. Lui sposò Marchionne e l'1-2 era abbastanza forte, no? Cioè io volevo costruire una cosa di centro-sinistra equilibrata, bella, no? Anche di creatività per il futuro. Lui scelse come interlocutori Berlusconi, in quel modo che spiegò, ma su Marchionne si spese parecchio e si spese in modo definitivo. Poi cambiò idea anche su Marchionne, no? Come sapete, perché poi l'ha ricambiata. Si fece arrabbiare Marchionne.
Sì, perché poi Marchionne disse che Firenze è una piccola città, lui si è offeso, vabbè. Però insomma alla fine sono tornati amici. Ma la cosa incredibile è che lui decise di stare con Marchionne sulla base di una scelta di campo politica, quasi ideologica. Non è che fosse andato a guardare il contratto, il referendum di Mirafiori. Landini era il vecchio, Marchionne era il nuovo. E su quello incominciammo proprio a non trovarci più. Per cui anche lì non era una rottura personale, era una rottura proprio politica. Poi quell'anno, l'anno successivo, era l'anno da cavalcare per chi voleva rinnovare la sinistra, perché c'erano Pisapia, a Milano, c'erano le altre città che andavano al voto, in cui c'era un movimento pazzesco. È stata forse l'epoca più frizzante, no, per il nostro... Sì, ci stavo... Travaglio mi ruba sempre le battute, ma io non so cosa farci. Adesso scriveranno che siamo d'accordo tanto che io penso come te. No, stavo arrivando lì, il referendum sull'acqua, sul nucleare e sul... su tutta la partita, come dire, giustizia, Lodo costituzione, Lodo Alfano, io adesso l'ho eliminato perché Alfano mio alleato, non è che se ne può parlare con questa leggerezza, sempre sia lodato, sempre sia fiduciato, perché qualsiasi cosa combina gli vota un altro intoccabile Alfano. Dovresti fare l'intoccabile bis, però ti viene corto il libro perché c'è questo. Detto questo, allora io mi spesi molto sul soprattutto sul referendum dell'acqua. E anche lì, se cercate della letteratura di Renzi, c'è pochissimo su quell'argomento. Perché? Insomma, perché c'è una cultura diversa, perché c'è un approccio diverso, ma in realtà perché a me quella battaglia di democrazia molto di base piaceva molto. Io ero convinto che quello fosse un referendum che poteva cambiare la storia del nostro paese, infatti la politica se ne è bellamente dimenticata. E poi le nostre strade si sono molto divise, la seconda Leoporta arrivò a Ichino, gli esponenti della destra del partito tipo Chiamparino, che è un non rottamato, è stato salvato dalla rottamazione, c'era anche una parte di univismo che un po' condividevamo, invece quello è rimasto, c'era Parisi ad esempio, una persona che io stimo molto, che andò alla seconda Leopolda. Io ci andai facendo un po' una provocazione dicendo ormai fai da solo, no, prova a costruire un gruppo dirigente se sei capace. Poi in qualche modo l'ha fatto, ma non so se gli esiti sono quelli che ci attendevamo allora. Quindi le strade si sono separate, anche su questo però, se posso, non c'è un conflitto personale, perché io ho tutto da guadagnare a rimanere con Renzi, a fare la sinistra. L'ultima Leopolda ti hanno detto questa è casa tua, torna. Sì, diciamo in articulo mortis si dice, no, quando devi andare via. Ma no, è chiaro che non è più casa mia, nel senso che gli interventi che ci sono stati quest'anno sono il manifesto politico. A un certo punto io pensavo che fosse un convegno della destra repubblicana anti-party, no? Cioè, vedo l'immagine, diciamo, ma parlano in italiano, però sembrano americani dell'Illinois, no? Invece io ero in piazza San Giovanni, infatti la mia battuta fu vieni tu in piazza San Giovanni, la recupera questo popolo che non sa più da chi farsi rappresentare, perché guardate che il problema vero, al di là delle alchimie, è lo spaesamento delle persone. È che le persone che votavano la sinistra e vedono la sinistra fare certe cose non sanno più a che santo votarsi, a che politico a dare la fiducia. Questo è il problema. E anche quando si va alle manifestazioni della FIOM, è questa l'angoscia che ti viene, perché io sono andato venerdì da solo, stupidamente, perché hanno contestato anche me, e a un certo punto siamo arrivati anche a momenti un po' tesi. Però guardate che il problema anche lì non è personale, è che ti rendi conto che tu non rappresenti più niente, non Pippo o Matteo, che non la politica non è più capace di costruire un senso di comunità, lo fa in modo televisivo, fortissimo, perché la Renzi questo lo sa fare, però nella trama, nella vita delle persone, si fa fatica a dare fiducia e a dare rappresentanza. E questo è un tema che supera anche le correnti del PD, le mele scissioni, perché lì c'è un popolo che soffre, e è il popolo delle persone più deboli, più esposte, più preoccupate per il futuro, quelle che non hanno le riserve auree da qualche parte, e che ti chiedono, Civati, cosa facciamo, non cosa fai te, ma cosa facciamo insieme. E questa è una cosa a cui dovrebbe rispondere secondo me un partito di sinistra, soprattutto in quest'epoca della globalizzazione, dell'Europa che non funziona, della perdita di competitività del nostro paese. Noi dovremmo fare semplicemente quel mestiere. Mi domando se lo stiamo facendo, mi do anche una risposta, no. Perché diciamo, al ragionamento di Civati forse manca un'obiezione nel senso del grande consenso che però Renzi ha raccolto. Quindi è vero che non rappresenta una parte, ma evidentemente la sua scommessa è quella di rappresentarne un'altra forse. E il percorso che ci ha ricordato Civati, Marchionne, un feeling di quel tipo, dice che forse Renzi da quel punto di vista non ha cambiato tanto, cioè forse è andato un po' avanti e indietro, però
c'era già un'impronta che non era quella della sinistra classica negli orientamenti di Renzi che abbiamo conosciuto all'inizio. Però, e quindi volevo chiederti questo, il tema, diciamo, partito della nazione, obiettivo finale o obiettivo politico di Renzi, come lo valuti, se secondo te è veramente quello? E l'altra cosa che ti volevo chiedere, invece, sempre stando allo specifico del libro, è se secondo te c'è un po' un'opa fiorentina sul potere romano? Rispondo prima alla seconda. L'opa fiorentina, certo, se uno va a vedere le nomine che ha fatto Renzi, io qui per brevità non ho citato tutte le volte in cui Renzi, prima di diventare segretario del partito e poi presidente del Consiglio, disse che in Italia quello che manca è la meritocrazia, che bisognerebbe andare avanti per la propria conoscenza anziché per le proprie conoscenze. Bellissima battuta, dopodiché abbiamo scoperto che se uno conosce Renzi viene nominato dappertutto, se uno non conosce Renzi non viene nominato da nessuna parte. Se uno conosce Renzi può avere anche 800 anni di carriera politica alle spalle ma non viene rottamato, se non conosce Renzi o vi si oppone può averne anche 30 di anni ma viene rottamato prima ancora di cominciare la sua carriera. Quindi diciamo che all'avanzamento, all'ascensore sociale per le proprie conoscenze si è sostituito l'ascensore sociale per la conoscenza di Renzi, basta conoscere Renzi, quindi la conoscenza in quel senso. Sono quasi tutti fiorentini perché il suo humus e il suo habitat sono tra Firenze e Pontassieve, si spinge fino ad Arezzo perché c'è la Boschi. Infatti sta tornando la dinastia dei Fanfani, perché la famiglia Boschi è una grande estimatrice di Amintore Fanfani, ciascuno c'ha il suo nano di cui è innamorato, ma Boschi è innamorata di Fanfani e Renzi di Berlusconi. Non sto scherzando, la Boschi cita Fanfani continuamente, è un caso umano, perché una persona di 28 anni che ama Fanfani è veramente preoccupante. Già sarebbe preoccupante a 70, ma a 28 anni nostalgie di Fanfani, per quanto Fanfani fosse un politico che, voglio dire, era certamente un fuoriclasse rispetto a quello che si vede oggi, quindi poi è tutto relativo. Quindi sì, c'è un'opa fiorentina, ma non è che lui li privilegi perché sono di razza fiorentina, li privilegia perché sono amici suoi, punto. E quindi se voi andate a vedere prima quello non c'è che... un'alternativa quando tu vuoi sostituire soltanto qualcuno qua e là, lasciare che Enrico Letta vada alla Commissione Europea, cioè per chi deve cambiare? Lo faccio, ma, non so, guarda, se è così, è veramente un'obiezione d'avvocato del diavolo. No, ma se tu vuoi sostituirti, lo spoil system è una cosa seria nei paesi anglosassoni dove avviene. E cioè chi va al governo ha una sua squadra che ovviamente mette nei posti nevralgici per realizzare il suo progetto. Di solito la squadra del leader viene selezionata per merito, non per fedeltà canina. Ho l'impressione che il criterio con cui Renzi sceglie gli uomini e le donne della sua squadra risponda più o meno agli stessi criteri che seguiva Berlusconi per metterci la sua di squadra nei posti di combattimento. Li sceglieva per la loro fedeltà canina, nel senso che erano persone che se lui gli diceva portami le pantofole, gli portavano le pantofole. Alfano, che sembra tutto sto granché perché è addirittura ministro dell'interno, quando era ministro della giustizia Berlusconi riceveva durante il suo ultimo governo persone a Palazzo Chigi, a un certo punto arrivava Alfano e diceva portiamo due caffettini, era il ministro della giustizia però portava i caffè ed era stato scelto per questo naturalmente,
infatti per la giustizia non ha fatto assolutamente niente, ha fatto qualcosa contro, ma non era colpa sua, gliel'avevano detto, perché se fosse stato per lui non avrebbe saputo nemmeno legarsi le scarpe. Quindi vengono scelti dei camerieri, per cui non è che lui li sceglie perché fiorentini e nemmeno perché li conosce. Lui le persone di valore che conosce non le mette da nessuna parte, lui mette soltanto persone di nessun valore, perché rispondono a lui di cieca obbedienza. Questo è il criterio, ed è un criterio molto pericoloso, perché poi queste persone sono chiamate ad amministrare per esempio le grandi società pubbliche come Finmeccanica, come Eni, come Enel, e non... A questo punto uno dice, ma per quale motivo lo spoil system? Cioè, se è lo stesso, è lo stesso discorso del governo. Quando ha fatto fuori il governo Letta in una notte, dopo aver detto Enrico stai sereno, zacca, accoltellato nella notte, il giorno dopo non c'era più, io mi aspettavo che di fronte a una rottura così traumatica, non solo della stabilità della legislatura, ma anche degli equilibri interni del partito, ma anche del rapporto col Quirinale, ma anche dei rapporti internazionali, perché ovviamente c'era un semi sconosciuto a livello internazionale che prendeva il posto di uno che insomma aveva già fatto il giro delle sette chiese per farsi benedire dalla Merkel, da tutti i leader europei e dalla Troica, eccetera eccetera. Insomma, io mi aspettavo che per una rottura del genere, anche rispetto a quello che lui aveva promesso di non fare, e cioè di andare al governo senza elezioni, ci presentasse una squadra talmente formidabile che tutti sarebbero ammutoliti e avrebbero detto, ah beh, insomma, di fronte a uno squadrone di quel genere ne è valsa la pena, no, di rompere tutti quegli equilibri, perché qui è arrivato lo squadrone. Quando ho visto la Madia, la Boschi, Lupi, Alfano, che peraltro c'erano già prima, la Lorenzin, poi c'è una ministra che non pare che sia scomparsa, non so se la invitano ai consigli dei ministri, tale Lanzetta, fa pure il ministro la Lanzetta, non so, ho detto ma che è sta roba, ma cos'è, uno scherzo? L'unico ministro che avesse un senso tra quelli scelti da Renzi, poi ci sono quelli che gli ha scelto Napolitano, cioè Padoan, lui ne aveva in mente altri, lui voleva mettere Del Rio, l'ex sindaco di Reggio Emilia, ministro del tesoro, dell'economia e del bilancio e delle finanze, una roba. Napolitano ha detto guarda, lascia fare, e gli ha messo lì chi voleva. Ma l'unico ministro che si era scelto Renzi e che aveva un senso in quella aspettativa che tutti avevamo dello squadrone era il ministro della giustizia, e cioè Nicola Gratteri. Con la Gratteri veramente avrebbe cambiato la giustizia da così a così, ma non sto parlando soltanto del processo penale o civile, sto parlando della spending review vera che si può fare in Italia andando a prendere i soldi dai delinquenti invece di continuare a prenderli dalle persone oneste, perché Gratteri aveva un programma, mica aveva accettato così, per l'onore di diventare ministro, gli aveva presentato un programma, gli aveva, trovate su Micromega un ricordo di Gratteri che racconta che lui gli aveva messo davanti e ha detto mi fai ministro ma io faccio queste cose qua, dimmelo subito se non sei d'accordo perché io continuo a fare il magistrato, sto tanto bene. Era un programma veramente, veramente radicale, veramente di cambia verso per la giustizia, veramente di recupero delle briciole, delle soliti tagli lineari, no, roba di miliardi, stiamo parlando di evasione fiscale, corruzione, mafia. Non appena Napolitano gli ha detto non se ne parla neanche e ha aggiunto ufficialmente che c'è una legge non scritta in Italia, una regola non scritta per cui i magistrati non possono fare i ministri della giustizia, i delinquenti sì, ma i magistrati non possono fare i ministri della giustizia, una regola non scritta, no? Qui non è che ha detto no ma guarda che io voglio cambiare l'Italia, lì avrebbe dovuto dire io voglio cambiare l'Italia, non posso prendere la solita mezza calzetta. No? Ha preso la solita mezza calzetta, non voglio neanche offendere Orlando, ma insomma Orlando è il Ministero della Giustizia, lo sa anche Orlando che non è il suo posto, sta cercando di venire via, cioè lì ci voleva uno veramente di quel livello, era l'unico ministro di livello che lui aveva portato e ha accettato in 3 minuti di farselo segare da Napolitano.
E allora a quel punto uno dice, ma lo spoil system per cosa? Per levare la cancelliera e mettere Orlando? Per levare, non so chi c'era prima, e mettere la Lanzetta? Per levare non so chi c'era prima e mettere la Boschi? Che fra poco non sapremo più chi c'era prima, perché non ce la ricorderemo nemmeno, a parte le scusate, la Madia o la Boschi, la Boschi alle riforme costituzionali, un avvocaticchio di Arezzo. Cioè, questo è il problema, non lo spoil system, è chi ci metti al posto di quelli di prima. Se il livello è lo stesso o addirittura inferiore di quelli di prima, allora io sono contrario allo spoil system, ma De Gaulle ha cambiato la Francia. Secondo me hanno perfettamente ragione, e così giocano col fuoco, perché Salvini si accompagna con i nazisti e con i fascisti, che era per fortuna invece una pregiudiziale del Movimento 5 Stelle, ma comunque fatti loro, si ritroveranno quello che stanno seminando. In ogni caso lui vuole fare un grande galleggiante di centro-centrodestra, che acchiappi tutto l'acchiappabile, che fagociti Berlusconi, perché lui crede che Berlusconi sia un cretino naturalmente, mentre invece fra i due il cretino è lui. Se io devo scegliere fra Renzi e Berlusconi, continuo a pensare che quello che mette nel sacco l'altro sia Berlusconi, però anche su questo, insomma, il tempo sarà galantuomo e vedremo fra qualche mese se quel cagnolino ubbidiente che vediamo adesso, che gliele dà tutte vinte, non cambierà come ha sempre cambiato ai tempi della bicamerale fregando D'Alema, ai tempi di Monti fregando Monti, e adesso si appresta a fregare Renzi. Però voglio dire, chi si fida di Berlusconi, diciamo, lo trovate al Verano, lo trovate a Prima Porta, tutti quelli che si sono fidati di Berlusconi li trovate, sono sepolti anche decorosamente, gli hanno fatto anche dei bei funerali, però voglio dire, affari suoi. Io sono 20 anni che dico che Berlusconi è un personaggio del quale nessuno si può fidare, infatti l'unico sopravvissuto tra i politici del centro-sinistra è proprio Prodi, l'unico che non si è mai fidato di Berlusconi e l'unico di cui infatti Berlusconi non si è mai fidato. E nel patto del Nazareno c'è scritto che al Quirinale può andare chiunque tranne Prodi, TTP, tutti tranne Prodi, questa è una delle clausole occulte del Nazareno. Quindi il Partito della Nazione è quello, è la nuova democrazia renziana, con un leader un po' meno, diciamo, attrezzato dei leader della Democrazia Cristiana, che erano magari molto discutibili, anche molto criminali come Andreotti, ma erano comunque di un altro pianeta. Mi colpisce dal tuo discorso anche il modo in cui consideri il Berlusconi di oggi, e cioè, credi che Berlusconi abbia ancora, tu dicevi fa male affidarsi di Berlusconi, Berlusconi come se tu lo considerassi in una fase in cui ha comunque una sua forza, non credi che invece il declino di Forza Italia, per la prima volta si è visto Berlusconi che non controllava i parlamentari, no? In diverse occasioni, e tutto sommato anche i giochi, la grande partita del Quirinale che probabilmente vedremo fra poco, sarà questione di pochi mesi, se c'è un problema nel fare gli accordi, dal punto di vista di chi li devi fare, che non solo Renzi non controlla i suoi, ma Berlusconi neanche controlla esattamente Forza Italia, cioè è chiaro, c'è il voto segreto, gli agguati sono per il voto segreto, però tu non credi che questo processo di erosione, di declino di Berlusconi sia in una fase ormai definitiva, insomma? Io non credo, io sono convinto che Berlusconi continuerà a comandare in Italia anche da morto, quindi con questo centro-sinistra credo che gli verrà consentito anche dall'oltretomba. Io non mi lascio minimamente fuorviare da quello che sta avvenendo attualmente in Parlamento. A Berlusconi non gliene frega assolutamente niente, né della riforma del Senato, né della riforma elettorale, né della riforma della scuola, né della riforma, ammesso che ci siano, né da quella della pubblica, né del Job Act, né dell'articolo 18. A Berlusconi gli interessano solo tre cose, le sue aziende, la giustizia, la sua posizione di indispensabile stampella del governo quando sta all'opposizione, e naturalmente quando invece sta al governo
non si cura nemmeno di questo problema. Adesso è ovvio che Berlusconi sa che non, difficilmente potrà tornare a Palazzo Chigi, però Berlusconi sa benissimo che con qualunque legge elettorale si voti alle prossime elezioni ci sarà sempre bisogno del soccorso azzurro per il centro-sinistra. Renzi che diceva io voglio il bipolarismo, voglio fare una legge elettorale per non doverci mai più alleare col centrodestra, in realtà già ha accettato l'idea che anche nella prossima legislatura ci sarà una coabitazione tra lui e Berlusconi. Quindi il conflitto di interessi che nessuno ha mai voluto vedere a destra per 20 anni, adesso paradossalmente lo vedono più a destra che non a sinistra, perché si rendono conto che a Berlusconi di vincere le prossime elezioni non gliene frega niente, a lui basta conservare un numero di seggi in Parlamento tale da poter rendersi indispensabile a chi governerà per poterlo ricattare chiedendogli qualcosa in cambio dei voti. Mentre ai suoi uomini naturalmente interesserebbe anche provare a vincerle le elezioni per diventare ministri, per diventare questo e quell'altro. E in questo momento il conflitto di interessi è fra gli interessi di Berlusconi e gli interessi dei suoi. Dopodiché però tutta questa dialettica che c'è attualmente in Forza Italia nel momento in cui si tratta di votare questa o quella legge finirà nel momento stesso in cui si andrà a votare. Quando si andrà a votare ci sarà bisogno di qualcuno che mette i soldi per la campagna elettorale. Chi li mette? Fitto i soldi? Chi li mette? Brunetta? Li mette Romani? Li mette, non lo so, chi li deve mettere? Li mette Capezzone? Non so, secondo me li mette Berlusconi. E deciderà Berlusconi chi sono i deputati e i senatori che andranno alla Camera e al Senato indipendentemente dalla legge elettorale che ci sarà, perché se c'è una cosa certa che noi sappiamo è che la prossima legge elettorale consentirà ai leader dei partiti di continuare a scegliersi, se non tutti, la gran parte dei parlamentari. È questo che lui vuole. Lui non gli interessa proporzionare. L'importante è che lui possa continuare a dire: tu non mi sei stato fedele, quindi non ti ricandido. Tu mi sei stato fedele, quindi ti ricandido. Tu mi sarai fedele, quindi ti ricandido. Tu tutti. Ed è un paese dove la somma dei voti della coalizione capeggiata dal carcerato potrebbe anche aumentare con una campagna elettorale fatta da un carcerato che non lo sarà più perché uscirà dai servizi sociali a febbraio e che quindi potrà di nuovo avere le mani libere per fare politica. Non si potrà candidare, chi se ne importa? E chi se ne importa? Grillo è arrivato prima in Italia senza essere in Parlamento, quindi, e senza essere candidato, quindi sono tutti extraparlamentari, sia Renzi, sia Berlusconi, sia Grillo. Allora, giro a Civati la domanda su Berlusconi in questo senso. Ha detto, ti riporto una definizione di Walter Zitti che forse, non so, avrai letto magari nel suo ultimo libro, cioè dice Walter Zitti che c'è un antirenzismo che fa un po' da metadone dell'anti-berlusconismo. Secondo te insomma, c'è anche la possibilità di appiccicare quest'aura così negativa a Renzi? Cioè c'è una qualche somiglianza in questo punto? No, secondo me no, nel senso che io penso che le analogie paradossalmente le facciano i renziani. Mi avete sentito stasera, io non faccio critiche sulla persona, faccio critiche sulla politica, no, non penso che Renzi sia come Berlusconi sul piano personale, non penso che sia determinato che le ragioni della sua politica siano le stesse o paragonabili a quelle di Berlusconi. Non ho nessun motivo per avercela personalmente, tanto che abbiamo citato episodi in cui abbiamo lavorato insieme, comunque ci siamo, alle primarie è stato un confronto civile, abbiamo imparato tutti qualcosa, per dire, io non lo sento come estraneo ontologicamente, antropologicamente, lo sento estraneo sempre di più purtroppo politicamente, e purtroppo non sono nemmeno convinto, come dice Travaglio, che finirà
che Berlusconi vince o che, cioè, adesso semplifico per la sintesi. Che è un rischio, Travaglio dice è un rischio ancora. No, ma io penso che Renzi vince, se va a votare subito le elezioni le vinca. Infatti quando mi chiedete se non vuoi partecipare, io non è che faccio calcoli, perché sennò starei nel PD, no? Ce n'è per tutti, un posto da capolista bloccato, nominato, me lo danno anche a me, forse, se non se la smetto. Se vado avanti altri 5 minuti non me lo danno più. Ma è evidente che però uno come me, che si è candidato con il Porcellum dicendo che se non c'erano le primarie per i parlamentari non si sarebbe candidato, non so se ve lo ricordate, e che si è battuto perché almeno ci fossero le primarie per i parlamentari, se mi dovessi candidare alle elezioni ovviamente non lo faccio con la nomina del capo, mi spiego, vado a pigliarmi i pochi voti di preferenza che, che come in questo sistema sono tremendi, non so se avete capito, perché l'Italicum di febbraio-marzo era tutto bloccato, adesso sono bloccate solo le prime posizioni. Il che significa che tutti quelli che perdono hanno solo i bloccati, però riescono ad eleggere solo i primi. Quindi la risposta a Berlusconi è data in modo perfetto. E che anche il grande partito che vince, però c'è molto condizionamento, mi spiego, su come si costruisce il gruppo dirigente, perché altrimenti ci prendiamo in giro. Tra l'altro, una delle proposte di Renzi più efficaci erano: tutti, nessuno escluso, devono essere votati liberamente dai cittadini, nessuno escluso. 100. Qualcuno dice, giusto, Spinoza dice fate 101 che va sempre di moda, no, sono eletti e nominati direttamente. Quindi io non ho quel problema, non penso neanche che vada male. Sono preoccupato, se vogliamo rovesciarla, rispetto all'esito di alcune politiche. Io penso per esempio che gli 80 euro che vengono dati a chi è ad un certo punto, ma sotto non c'è niente per le persone in grande difficoltà economica, per quelli che magari in casa hanno già un altro reddito, che gli dai gli 80 euro, no? Cioè due redditi che cumulati fanno una cifra da benestanti. Perché il secondo reddito, quello più povero, del... io ho trovato il parlamentare che ha la moglie che prende gli 80 euro. Ma che cazzo vuol dire? Cosa gli serve? No, ma ve lo chiedo perché ho proposto un emendamento, ieri i redditi sono offesi da non si poteva. Vabbè, ho posto questo problema, no? Se uno in casa lavorano tutti e due e hanno un reddito familiare alto, ma perché uno dei due deve percepire 80 euro quando sotto non diamo niente a nessuno? Sugli ammortizzatori, l'altro esempio, dice tolgo i diritti sui lavoratori, però vi do tanti soldi gli ammortizzatori sociali universali. Non è vero, ci sono i soldi, ragazzi, perché vanno tutti negli 80 euro. Gli 80 euro sono mai, no, sono 10 miliardi quasi, 9 miliardi e mezzo di impegno all'anno. Ultimo esempio, per dire come sono a disagio, è sulla politica, perché sulle persone, io non condivido con Marco neanche questo parere sprezzante rispetto ai politici, alle politiche che fanno parte del governo Renzi, se non a quelli di centrodestra, perché come noto io vorrei che smettessimo con le larghe intese domani pomeriggio, non fra 6 anni, no? Perché questa roba corrompe, anche se sono tutti dei geni, anche ammesso che ci fosse un Alfano geniale, una Lorenzin fantastica, non so, non mi vengono degli altri esempi, diciamo, per carità di patria, non vanno bene lo stesso le larghe intese, non vanno bene perché la politica si basa sul conflitto tra parti diverse, altrimenti è una pappa micidiale. Però dicevo, al di là di questo tono, io sono preoccupato da una nuova figura mitologica che è nata nel dibattito pubblico italiano, che è lo Squenzi, una via di mezzo, un incrocio tra Squinzi e Renzi. Perché a me questa cosa ha ricordato il rapporto che c'era, e qualcuno che è più ormai anziano come me si ricorderà, tra D'Amato e Berlusconi. Che, perché faccio un altro esempio storico, a un certo punto Prodi abbassò le tasse, era l'IRES allora. Gli industriali incamerarono, no, lo sconto fiscale, e poi Montezemolo e altri strateghi geniali anche loro si buttarono su Berlusconi. Quando c'è una sovrapposizione tra Confindustria e un leader, tra l'altro di centrosinistra, mentre i sindacati sono degli stronzi, bisogna picchiare tutti i giorni, secondo me c'è qualcosa che non va. Però l'IRAP è stata una buona cosa. Anche lì l'IRAP serve soprattutto, e certo Squinzi è contentissima, un po' come Sacconi di prima, perché quella l'IRAP fatta così prende soprattutto i grandi gruppi industriali. Noi infatti abbiamo presentato un emendamento perché fosse destinata soprattutto ai piccoli con lo sconto dell'IRAP. Ma in più ti aggiungo un'altra cosa, c'è uno strumento antichissimo in questo paese che ha sempre funzionato, che è la Sabatini, adesso si chiama Nuova Sabatini, che è uno strumento per sostenere le imprese che innovano, che contrattualizzano meglio, che puntano sulla qualità, che investono, che capitalizzano. Queste cose noi dobbiamo premiare, non indistintamente tutto il ceto imprenditoriale, non ha senso, dobbiamo orientare la politica industriale. Perché per il resto, in quella finale hai fatto la domanda opportuna, c'è IRAP e ci sono gli 80 euro, il resto c'è pochissimo. Allora, se uno dice così, non è perché è antipatico e ce l'ha con Renzi, ma perché io temo che l'anno prossimo
non saremo così felici, no? Fra qualche mese, ma non di Renzi, della situazione. E Squenzi oggi lo dice, perfido, dice, fanno bene a scioperare, perché tanto non abbiamo poche commesse, no? Che risparmiamo, non so se avete letto, ormai siamo alla commedia dell'arte, no? Ma il fatto che lui dica così è gravissimo, perché vuol dire che dopo 6 mesi di propaganda bomba, di riscatto del paese, il leader di Confindustria dice ci abbiamo poco da fare, scioperate pure che così non vi paghiamo la giornata. Capite che è una contraddizione in termini dappertutto. È su questo che io sono preoccupato. Il resto, guardate, sugli equilibri non ne faccio una ragione tattica. Il Partito della Nazione in questo paese è invincibile. Del resto tutto il Novecento è stato governato dal Partito della Nazione. Lo dico con una battuta, è la fine dell'Ottocento, io mi sto appassionando ad Agostino De Pretis, una figura, un Renzi ante litteram, che perché quella cosa lì, guardate che io sto studiando le carte. Il primo premier di sinistra che dopo pochi anni fa le larghe intese spiega nel famoso discorso di Stradella del 1882 che se uno viene da lui da destra come fa a non accoglierlo? No, guardate, io direi di no, dice gentilmente, sono anche una persona educata, grazie, vada pure con la destra. Invece quel tema si impose al dibattito pubblico con le stesse sì, ma parole che adesso. Governeresti adesso? Ma scusate, ma se Renzi è così forte, se Renzi è così popolare, se ha vinto le primarie, aveva un mandato degli elettori pieno, pure Travaglio quasi quasi ci cascava, si andava a votare, ma non per le europee che sono come la Coppa Italia, diciamo dal punto di vista degli equilibri politici italiani, per il campionato vero, che erano le elezioni politiche. È chiaro che si rischia, che doveva aspettare 6 mesi, un anno, però vi ricordate, non si poteva votare nel semestre europeo, sembrava il Ramadan, non gliene fregato una minchia a nessuno del semestre europeo, nessuno se ne è accorto, un'occasione persa micidiale anche da parte di questo governo, però non si poteva votare perché sennò, e poi bisogna, anche questa cosa che abbiamo fatto nelle leggi con il Presidente della Repubblica, adesso ci accorgiamo di quanto fosse, come dire, una scelta, come dire, al limite, perché la persona di Giorgio Napolitano ha una certa età, ha un certo trascorso e adesso vorrebbe smettere, lo dico con rispetto per la persona ovviamente, però noi ci ritroviamo sul luogo del delitto. Prima si citava Prodi, io ho perso 10 anni di vita in quella settimana lì, non so voi, cioè non si capì, perché poi queste cose non è che sono successe nel Mesozoico, sono successe l'anno scorso e ritorniamo uguali con gli stessi trucchi, perché ci sono i talegnani organizzati e i bersagnani arrabbiati per via di Marini, perché a me non è che passa quella cosa lì, c'è Berlusconi che fa i conti, c'è Grillo che fa le primarie online e ci dice il candidato fra 6 mesi, quando avremmo già votato il nostro, è una battuta, ci sono un po' di grillini che si sono congelati, ma non si può anche scherzare, si può usare l'ironia. Quindi io non capisco perché facciamo queste cose che non funzionano mai e continuiamo a rifarle. Renzi invece le elezioni con un Civati più entusiasta poteva vincere già a giugno o adesso, ma con uno schema politico diverso. Dobbiamo, mi sa che chiudere la libera. Ho fatto lunga, ma le domande sono difficili. Va bene, dobbiamo proprio chiudere. Volevo lasciare un'ultimissima battuta all'autore sul fatto che... Però facciamo i complimenti all'autore perché ha scritto un libro bellissimo, bravo Davide. Però gli autografi di Davide Decchi spero che non ve li perderete, quindi Davide adesso si siede qua e firma le copie.